Buongiorno, buongiorno a tutti da Dobbiaco, dove iniziamo questa lunga, lunga settimana di dirette per i campionati italiani assoluti e poi anche nei prossimi giorni anche giovanili di sci di fondo, l'ultimo sforzo stagionale per gli atleti, ma un grandissimo, veramente grandissimo lavoro, non potete neanche immaginare quello fatto dal comitato organizzatore qui a Dobbiaco, lavorato veramente tantissimo per permettere alle gare, il regolare svolgimento delle competizioni. Non era facile visto il caldo che ha fatto negli ultimi giorni, e invece sono riusciti a portare neve anche da zone limitrofe, sono riusciti ad allestire la pista ugualmente, e ovviamente veramente condizioni restano comunque complicate. Si spera, insomma, che nei prossimi giorni possa anche scendere un po' di neve qui, magari ciò aiuterebbe non poco in vista anche delle gare domenicali, fortunatamente previste giorni un pochino più freddi verso il fine settimana, che daranno un grande aiuto. Oggi in programma l'individuale a tecnica libera, ovviamente con partenza a cronometro, 15 chilometri per gli uomini, 5 chilometri per le donne, è un anello da 5 chilometri, e quindi questo anche consentiamo agli donne di fare 2 giri per le donne, 3 invece per gli uomini. Partiranno alle 9 prima gli uomini e alle 9:30 invece toccherà alle donne. Prima di andare a leggere l'ordine di partenza, vi ricordo che il comitato organizzatore dell'evento è appunto la Sport Ok di Dobbiaco. Io ringrazio veramente con il cuore Gerti Tasler, il presidente del comitato organizzatore, perché ci ha aiutato tantissimo nella giornata di ieri anche ad allestire questa diretta, oltre che ovviamente a preparare al meglio la pista per consentire poi il regolare svolgimento delle competizioni. Quindi veramente hanno fatto un lavoro enorme, c'è poco da dire, grandissimo, grandissimo impegno per tutti. Poi un saluto quindi anche al segretario di gara, che è Julian Brunner. Marina Rizzo è la direttrice, il direttore di gara, il direttore di pista Eugenio Rizzo, mentre al cronometraggio Giorgio Tomasini, ovviamente la FICR. Poi per quanto riguarda la giuria, il delegato tecnico Fisi Anna Rosa. È sempre interessante, vi devo dire, parlare anche privatamente con Anna, perché può farti entrare molto bene anche nel regolamento, fa aiutare anche un po' a comprendere alcune delle decisioni che poi vengono prese in alcune competizioni. Ecco, lei ti va anche a spiegare proprio bene perché magari spesso vengono prese determinate decisioni. Assistente direttore tecnico Fisi Martin Schwinschakl, del delegato tecnico Fisi, scusate, Martin Schwinschakl, direttore di gara Martina Rizzo, e poi a coordinare gli eventi di prima fascia Alfred Stauder, che è ovviamente anche il direttore agonistico dell'Italia, e Michel Reiner. È appena iniziata la gara, come avete visto, partito con il numero 1 Francesco De Fabiani, con il 2 abbiamo Federico Pellegrino, che si sta preparando adesso a partirà praticamente tra pochissimi secondi. Ecco qui anche l'argento nella sprint olimpica di Pechino, stavo per dire Pyeongchang, ma effettivamente insomma, ha fatto un gran bel back to back. Ora Mirko Bertolina del Centro Sportivo Carabinieri con il numero 3, io vado a leggere gli altri atleti che partiranno poi successivamente.
con il numero 4 Stefano Gardner, centro sportivo Carabinieri, con il 5 Davide Grazzo, Fiamme Gialle, con il 6 Gian Domenico Salvadori, sempre Fiamme Gialle, numero 7 per Simone Dapra, Fiamme Oro, con il numero 8 Paolo Ventura, centro sportivo Esercito, numero 9 per Paolo Fanton, Carabinieri, 10 Lorenzo Romano, ancora centro sportivo Carabinieri, con l'11 Martin Coradazzi del centro sportivo Esercito, numero 12 per Michele Gasperi, centro sportivo Esercito, con il 13 Luca Del Fabbro, Fiamme Gialle, 14 Daniele Serra, centro sportivo Esercito, numero 15 per Giovanni Ticco, in questo caso Fiamme Oro, numero 16 per il leader della Coppa Italia Under 23 Fabrizio Poli, Under Up Ski Team Bergamo, numero 17 per Davide Mazzocchi, sempre di Under Up, 18, intanto vedete immagini in salita di Federico Pellegrino che affronta il tratto di salita adesso a tutta in discesa. Vi dicevo, numero 18 per Nicolò Cusini, centro sportivo Esercito, 19 Fabio Longo, Carabinieri, 20 Patrick Klettenhammer, centro del Robinson Ski Team, numero 21 Luca Compagnoni, Under Up, 22 Matteo Visini, Under Up. Poi abbiamo un po' di biatleti, perché con il 23 abbiamo Nicola Romanin, centro sportivo Esercito, l'abbiamo raccontato pochi giorni fa in quel della Val Martello, con il numero 25, con il numero 24 Cedric Cristiglie, Fiamme Gialle, anche lui biatleta, poi 25 Gabriel Zandonella Callegher della Val Padola, poi 26 il giovanissimo Angelo Tognetti, Wintersport Subiaco, 27 Andrea Acqui, Wintersport Subiaco, con il 28 un altro biatleta, Pietro Pallober, parliamo di un giovane 2003 Monte Collians, numero 29 per Giuseppe Montello, lui ormai fondista, centro sportivo Esercito, poi con il 30 appena dato l'addio al biathlon, vuole dare forse questa settimana anche l'addio al fondo, però veramente grandissimo Saverio Zini, centro sportivo Esercito, e numero 31 Paolo Rodigari. Intanto in salita vediamo l'azione di Davide Graz, veramente affascinante l'impianto di Dobbiaco che insomma ho ospitato per, e speriamo possa ospitare ancora anche prossime stagioni, magari poter tornare ad ospitare la Coppa del Mondo di sci di fondo, come merita un impianto del genere. Poi vedremo, insomma, a breve usciranno anche i calendari della Coppa del Mondo, sono usciti già ieri quelli del biathlon, e quindi poi prossimamente avremo anche già i calendari della Coppa del Mondo, probabilmente di sci di fondo, ovviamente si tratta di calendari provvisori. Andiamo a vedere un po' anche la gara femminile che partirà alle 9:30. C'è qualche assenza, perché non vedo per esempio Caterina Ganz, non c'è Anna Comarella. Con il 41 avremo Martina Dicenta, con il 42 Stefania Corradini, con il 43 ultimo weekend di gara in carriera Elisa Brocard, poi ovviamente avremo tempo nell'ultima giornata di gare di salutarla per bene, con il numero 44 Martina Bellini, con il 45 uno splendido ritorno quello di Francesca Franchi, Fiamme Gialle, numero 46 Valentina Mai, Carabinieri, 47 Lucia Scardoni, Fiamme Gialle, 48 Emilie Janté, Esercito, 49 Laura Colombo, Esercito, numero 50 per Greta Loran, Fiamme Gialle, numero 51 Michela Patscheider, Under Up, 50 anche per lei, probabilmente mi sembra, se non ho capito male, ultimo weekend di competizioni, così come, questo è certo, numero 52, sempre Under Up, Alessia De Zolt
Ponte, che ha scritto un messaggio proprio spiegando e dicendo un po' a tutti che il prossimo sarà l'ultimo, questo sarà l'ultima settimana di gare della sua carriera. Numero 53 per Federica Cassol, Esercito, 54 Rebecca Berganin, Monte Coglians, 55 Elisa Sordello, delle Entracque Alpi Marittime, 56 Maria Eugenia Boccardi, Under Up, 57 Sara Utter, Fiamme Oro, 58 Elisa Negrini del Sesven, e poi numero 59, ultima a partire, Valle Pesio, Maddalena Soma. Questo per quanto riguarda la start list odierna. La gara ovviamente è già iniziata, stanno continuando, stanno partendo gli ultimi, vedo ancora tanti, ancora gli uomini al via. Mentre, come potete vedere, all'interno dello stadio si stanno ancora scaldando poi gli atleti che gareggeranno poi, saranno poi in gara successivamente. Intanto vedete Michele Gasperi affrontare il tratto di salita. E adesso invece si sta preparando al via proprio Poli per Under Up, lui pettorale di leader Under 23. Pista di Dobbiaco, ricordiamo, nei prossimi giorni. Allora, domani giornata di pausa, poi venerdì spazio invece alla sprint, quindi sabato le staffette, poi nel pomeriggio ci sarà una sentitissima, posso dirvi, staffetta dei tecnici, vedete qui non si parla d'altro. Non potrà partecipare chi l'ha organizzata, Michel Reiner, che si è infortunato, quindi non potrà essere al via della gara. E poi l'ultima giornata avremo le lunghe distanze, e adesso cercheremo anche un po' di capire come verranno adattate un po' le distanze, anche un po' alle condizioni della neve, che come potete immaginare, insomma, bisognerà vedere come si arriverà ovviamente al weekend. Intanto vedo Francesca Franchi sorridente mentre attende di recarsi poi in zona partenza. Vi dicevo, insomma, un weekend di gara che sarà appunto piuttosto lungo. Vedo che molti atleti oggi non sono al via, ma anche perché magari c'è chi punta di più magari a preparare la gara, magari la gara proprio di lunghe distanze, e quindi cercherà magari di tenersi un po' anche in vista di preparare al meglio quella competizione, oppure chi sta preparando un po' di più la sprint. So che per esempio Anna Comarella dovrebbe essere presente, forse per esempio lei soltanto alla staffetta, mentre non dovrebbe essere al via delle altre competizioni. Poi adesso magari vedremo anche un po' le altre. Vedo per esempio assente oggi Nicole Monsorno, che credo però sarà al via poi della sprint nei prossimi giorni. Intanto in salita vediamo in azione in questo momento vediamo in questo momento il numero 18 Nicolò Cusini, mentre è partito ora Luca Compagnoni dell'Under Up. A breve altra atleta Under Up al via sarà Matteo Visini, e poi appunto avremo il primo dei biatleti. Si tratta di Nicola Romanin, che abbiamo visto all'opera proprio pochissimi giorni fa in Val Martello ai campionati italiani assoluti di biathlon, e oggi ritroviamo anche qui
a Dobbiaco per i campionati italiani di sci di fondo. Stessa storia per Cedric Cristiglie, quindi, che sta facendo un po' gli straordinari in questo finale di stagione, ma comunque anche queste, sempre bello avere il pettorale di gara e sicuramente queste competizioni poi si rivelano sempre molto utili per gli atleti anche in vista delle prossime gare, in vista della prossima stagione. Nel frattempo credo di vedere già sul tratto di salita, eccolo, il numero 3 Mirko Bertolina, quindi ci hanno già fatto il primo giro anche De Fabiani e Pellegrino, e vediamo un Gardner veramente ad alta velocità, perché ha già recuperato qualcosina anche su Mirko Bertolina, quindi vuol dire che Stefano Gardner è già partito piuttosto bene come ritmo. Stefano Gardner, che abbiamo visto qui oggi in compagnia anche della famiglia, ma anche del suo cane, è venuto, hanno portato anche lui a seguire il padrone oggi in gara. Stefano Gardner, che è stato protagonista anche di una buona stagione anche quest'anno. Ed ecco, tanto affrontare il tratto di salita, proprio il numero 24, Cedric Cristiglie, che oggi in una inedita versione da fondista. Intanto il giovane Pietro Pallober si prepara ora al via della competizione. Mentre credo stia facendo ora ingresso nello stadio Paolo Ventura, e chiude quindi i suoi primi 5 chilometri. Paolo Ventura, che è stato protagonista anche ai Giochi Olimpici in quel della freddissima Pechino. Eccolo affrontare ora il tratto di salita, Paolo Ventura. Nel frattempo Pallober è già partito, e ora seguiamo la partenza con il numero 30 di Saverio Zini, che ha lasciato praticamente il biathlon pochi giorni fa, ha fatto una grande festa al traguardo, e oggi vediamo protagonista anche nello sci di fondo. Dopo questo addio al biathlon, è stata veramente una grande festa all'arrivo con famiglia e amici presenti. E per lui adesso un ultimo sforzo anche nello sci di fondo. Abbiamo visto adesso passare nello stadio anche Martin Corradazzi, quindi è entrato ora, starà adesso affrontando lui il
tratto di salita, adesso tra un quarto d'ora, quindi tra 15 minuti, partiranno anche le donne con la prima a partire, che sarà proprio Martina Dicente. Intanto vedo Michele Gasperi, sta affrontando in tanti salita, seguito abbastanza da vicino da Luca Del Fabbro, partito 30 secondi dopo, quindi partito fu probabilmente anche abbastanza veloce Del Fabbro. Anello di 5 chilometri che sotto un certo punto di vista anche buono per evitare quei famosi trenini che a volte un po' condizionano le gare quando si gareggia magari su anelli da 3-3 o addirittura da 2,5, come accade purtroppo spesso in Opa Cup. Intanto di fronte a noi entra nello stadio anche Daniele Serra, che sta così concludendo il suo primo giro. Credo che tra poco dovrebbe entrare nuovamente nello stadio anche De Fabiani per invece la conclusione del suo secondo dei tre giri. A quel punto cercheremo magari anche di tenere un po' prendere in qualche modo una sorta di intermedio. Ovviamente manuale. Poi, come vi dicevo, speriamo magari l'anno prossimo, se si andrà avanti, come ci auguriamo, con questa idea delle dirette, che comunque abbiamo visto è anche piaciuta soprattutto a le tante persone a casa che ci hanno seguito. Ecco, se si andrà avanti, ovviamente sarebbe bello poter avere anche a volte intermedi o riuscire piano piano a mettere sempre qualcosa in più anche per aiutare voi, ma anche noi, insomma, a seguire al meglio la gara. Intanto vediamo le atlete. Vediamo un po', le ragazze continuano a riscaldarsi, ovviamente è consentito scaldarsi quella parte centrale della pista, ma per ovviamente, come potete immaginare, insomma, per quanto riguarda la neve, era impossibile permettere, insomma, di creare anche un anello apposito per il riscaldamento. E quindi adesso le atlete continuano a scaldarsi, ed ecco adesso in discesa. Passato, credo sia Nicolò Cusini, che è uscito ora nel tratto di discesa, ha fatto ora ingresso nello stadio con il 17 Mazzocchi, ed eccolo De Fabiani, che ha fatto ora il suo ingresso nello stadio, ha raggiunto il carabiniere Longo, e adesso cerco alla fine proprio di quel tratto di discesa di segnarmi il tempo di De Fabiani, che è quello a 19:35, e se non sbaglio Pellegrino dovrebbe avere entrato ora nello stadio, quindi Pellegrino è a 15 secondi a De Fabiani, quindi è avanti di 15 secondi rispetto a Francesco De Fabiani dopo due giri. Quindi un ottimo inizio da parte di Pellegrino, che vedete su questo tratto di salita, partenza appunto ogni 30 secondi, e quindi ciò significa veramente che Pellegrino è andato piuttosto velocemente in questo tratto iniziale, in questa prima parte di gara.
passato ora Bertolina, che è circa 3 secondi da De Fabiani, ma attenzione al tempo di Gardner, perché Gardner è a circa 2 secondi da Pellegrino, quindi è molto vicino a Federico Pellegrino, Stefano Gardner. Allora una buona, veramente fin qui una buona prestazione di Gardner, entrato ora nello stadio Davide Graz, che affronta ora il tratto di discesa. Eccolo Graz, che credo sia di poco davanti forse a De Fabiani in questo momento. È passato ora 21:28, quindi poco meno di 2 minuti da De Fabiani, quindi una buona prestazione da parte di Graz, mentre vedo ora Gian Domenico Salvadori più o meno sui tempi di De Fabiani nel suo caso. Quindi in questo momento chi sta andando molto bene sono proprio Pellegrino e Gardner, che in questo momento hanno un buon margine di vantaggio. Andiamo a segnare il tempo del leader della Coppa Italia Senior, Simone Dapra, che si trova 5 secondi avanti a De Fabiani, quindi a una decina di secondi da Federico Pellegrino. Devo dire, sono poi alla fine più o meno tutti fin qui abbastanza vicini, i pettorali più bassi. In questo caso chi aveva un punteggio più basso è partito anche con i pettorali più bassi, perché la neve dovrebbe andarsi leggermente a rovinare nel corso della gara, e quindi si è deciso di avvantaggiare chi si è guadagnato un po' questo diritto. E adesso aspettiamo anche il passaggio di Paolo Ventura, adesso sta affrontando il tratto di salita. Ventura, tratto di salita interno allo stadio, eccolo qui. Deve stare quasi in una trentina di secondi lui da De Fabiani, con Fanton molto vicino a lui, e quindi anche in questo caso invece anche un po' più vicino allo stesso Francesco De Fabiani in questo passaggio all'interno dello stadio. Nel frattempo vediamo anche Romano, che non so se è in compagnia di Curadazzi in questo caso. Sto cercando di capire se è stato raggiunto da Martin Curadazzi. In questo caso vorrebbe dire che Martin Curadazzi sta, vediamo se nel tratto di salita magari mi metto un attimo la salita così mi rendo conto bene. No, non era, infatti non era Curadazzi, ma era il 29 Montello in questo caso. Eccolo qui, Curadazzi passa ora a 24 secondi circa da De Fabiani. Eccolo qua ancora, tratto di discesa. Mi sembra di vedere questo caso Del Fabbro, che quindi credo stia facendo anche una discreta prestazione. Vediamo un po'.
25:37, sta sui tempi di De Fabiani, Luca Del Fabbro. Adesso vedremo nell'ultimo giro. Intanto avete visto in salita Saverio Zini, tra poco dovreste vedere proprio passare, eccolo qua, Luca Del Fabbro, che ha recuperato Michele Gasperi. Sta facendo una buona gara Del Fabbro, buoni segnali per lui in questo finale di stagione. Qualcosa di buono aveva fatto vedere già anche a Padova. Insomma, è un buon punto di ripartenza per il friulano delle Fiamme, per il finanziere di Forni Avoltri. Ora ingresso nello stadio per Daniele Serra, e insomma non credo che siamo molto molto distanti dai primi arrivi, che sono quello di De Fabiani e di Pellegrino. Tanto è passati sia Serra che Ticco. Vediamo Ticco, che di solito ha un ultimo giro molto veloce, se non ho visto male a circa 13 secondi da De Fabiani. E lui di solito è un ragazzo che poi nell'ultimo giro riesce sempre a dare quel qualcosa in più. Di solito chi è in sua compagnia sa che poi all'ultimo giro ha il dovere di tenerlo, proprio perché atleta molto molto veloce nel finale di gara. Stato nello stadio anche Poli, e ripeto, a breve dovremmo cominciare ad avere i primi arrivi, tra i quali proprio quello di Francesco De Fabiani. Nel frattempo non sono partiti Paolo Rodigari, Andrea Acqui e Angelo Tognetti, quindi alla fine Paolo Rodigari non ha preso il via alla competizione. Mentre si preparano a partire le prime atlete, e devo dire, vedo Martina Dicetta che fino all'ultimo si sta tenendo addosso la giacca, perché comunque oggi fa un po' più freddo rispetto alla giornata di ieri. Poi vedremo se magari nel corso della giornata uscirà nuovamente il sole, ma in questo momento fa più freddo. Intanto vediamo nell'ultimo tratto proprio di salita proprio Francesco De Fabiani, molto vicino a lui c'è Federico Pellegrino, che quindi dovrebbe aver poi confermato quanto di buono sembrava stesse già facendo. Ed eccolo, ultime pattinate per De Fabiani, che taglia il traguardo. 29:19:06 il tempo di De Fabiani, ma ecco subito Federico Pellegrino che taglia il traguardo in 28:59, quindi 20 secondi di vantaggio su De Fabiani da parte di Federico Pellegrino, che ne aveva una quindicina all'inizio dell'ultimo giro. Qui danno già Pellegrino vincitore, ma qui ancora attenzione, perché abbiamo un Gardner che aveva fatto, era sui Gardner era circa 2 secondi da Pellegrino. Nel frattempo è iniziata la gara femminile e stanno entrando nello stadio Bertolina e Gardner, che quindi a breve chiuderanno la loro gara. E quindi attenzione, perché Gardner ha raggiunto praticamente il compagno di squadra, e siamo praticamente lì con i due. Ecco qui Bertolina, alle sue spalle Stefano Gardner. Andiamo adesso a vedere la prova
il risultato finale di Bertolina e Gardner. Bertolina in 28, in 29, 39 e 5 in quarta posizione, Gardner ha chiuso in 29, 10 e 3, quindi a 10 secondi e 8 decimi da Federico Pellegrino. E allora Pellegrino ha fatto anche un ottimo ultimo giro, aveva 2 secondi circa di vantaggio su Gardner all'inizio dell'ultima tornata. E ora attenzione intanto all'arrivo di Graz con un buon 29-12-9 in terza posizione, Davide Graz a 13 secondi e 4 da Federico Pellegrino, quindi una buona prestazione di Graz. Attenzione però a Salvadori che si prende la testa in 28-53-6, va in testa Gian Domenico Salvadori, che era più o meno era avanti già prima dell'ultimo giro effettivamente, e quindi avanti di 6 secondi su Pellegrino. Grande prova di Gian Domenico Salvadori, fiamme gialle, prende quindi la testa con 6 secondi di vantaggio su Pellegrino. E attenzione a Dapra, attenzione perché Dapra non sta facendo male, 29 e 7 ed è in terza posizione Simone Dapra, bravo, bravo veramente il trentino delle Fiamme Oro, Simone Dapra, che effettivamente stavo vedendo i tempi, in realtà era sui tempi quasi di Salvadori, quindi prima dell'ultimo giro, quindi va detto che Gian Domenico Salvadori ha fatto veramente un ottimo ultimo giro. Bella però la prova di Simone Dapra, e quindi Salvadori in testa. Davanti a Dapra, nel frattempo vediamo nel tratto di discesa all'interno dello stadio. Ho visto che si è affrontato, credo, la salita in questo momento, penso proprio Francesca Franchi, che è tornata a gareggiare, mentre in questo momento è partita Émilie Janté. Nel frattempo arriva Ventura con tempo a 1 minuto e 11 dalla testa, mentre eccolo in traguardo Fanton. Aspettiamo il tempo di Fanton, che dovrebbe essere a circa, credo forse, una trentina di secondi. Purtroppo ancora non ci hanno segnato il tempo di Fantone, ottavo a 54,5, quindi dietro Bertolina, e nel frattempo sta ora andando a tagliare il traguardo anche Romano. Vediamo intanto invece nel tratto di salita Valentina Mai, atleta bergamasca. Ecco in questo momento Romano in nona posizione davanti a Ventura, 29,52 per Romano a 58 secondi. E intanto anche Lucia Scardoni nel tratto di salita, donne che stanno effettuando ora il loro primo giro. Ed eccola al via Michaela Patscheider. Che per lei ultimo weekend di competizioni, taglia ora il traguardo Martin Corradazzi con l'undicesimo tempo. Insomma, aspettiamo anche l'arrivo di Luca Del Fabbro, che nell'ultimo giro è rimasto con Gasperi,
Vediamo un po' la prestazione di Del Fabbro, undicesimo Gasperi. Vediamo Del Fabbro che dovrebbe essere attorno alla settima posizione, credo. Vediamo un po', più o meno credo sui tempi di Bertolina. Aspettiamo un attimo che venga aggiornata la classifica, così è settimo Luca Del Fabbro in 29:35. Discreta prova per l'atleta delle Fiamme Gialle, Luca Del Fabbro. Ora non è stato aggiornato nella classifica, però posso dirvelo, insomma, 29:35:01 per Del Fabbro. Proseguono gli arrivi su, anche in questo caso, attenzione a Ticò che, come vi dicevo, fa un grande ultimo giro ed è settimo lui di un soffio davanti a Luca Del Fabbro, Giovanni Ticò. Ma come vi dicevo, è sempre un atleta accreditato veramente di un buon finale di gara. Nell'ultimo giro sempre uno che riesce a dare quel qualcosa in più. Bravo quindi Ticò, arriva ora Daniele Serra al traguardo. In questo momento è quattordicesimo. Purtroppo non ci hanno più aggiornato i tempi. Comunque vi confermo sempre Salvatori Pellegrino da Pra in questo momento, poi Gardener, Graz, De Fabiani. Quindi abbiamo un abbiamo Ticò e Del Fabbro. Ecco Poli quattordicesimo con in 30:10 Poli. Poli che ha la leader sia under 23 che civili. Viene aggiornata la classifica, ancora non hanno messo il tempo di Luca, non è stato messo il tempo di Luca Del Fabbro. Questo ancora non è stato aggiunto il tempo di Del Fabbro. Intanto salita per Rebecca Berganin, che recentemente ha anche festeggiato il compleanno. E adesso ultime donne al via. Con la partenza di Elisa Negrini e poi Maddalena Somà, mentre della Valle Pesio, mentre la sua corregionale Sordello è stata inquadrata ora nel tratto di salita. Insomma, tutte partite le donne. Mentre continuano ad arrivare adesso gli uomini per la gara maschile. Stato riscaldamento in pista, un po' di defaticamento per gli uomini. Intanto taglia il traguardo il numero 19 Fabio Longo. Aspettiamo di vedere all'opera gli arrivi anche dei primi di atleti per vedere come si sono comportati. E intanto a breve credo dovremmo avere anche i primi passaggi a delle donne. Intanto sono si sono concluse le partenze della gara femminile. Taglia intanto il traguardo Nicolò Cusini. Che è diciottesimo al momento, anche se poi ripeto non so come mai, no, è diciannovesimo perché non è stato inserito in classifica ancora Luca Del Fabbro.
E allora, in questo momento Gian Domenico Salvadori vede il titolo italiano con 5 secondi e 9 di vantaggio su Federico Pellegrino. Terza posizione per Simone Dapra, 13 e 5, quarta piazza per Stefano Gardner a 16 e 7, quinta posizione per Davide Grazza 19 e 3, sesto Francesco De Fabiani a 26 secondi, poi in settima posizione abbiamo Giovanni Di Co a 41 e 3, ottavo Luca Del Fabbro, in nona posizione Mirko Bertolini a 45,9 e decimo Paolo Fanton. Quindi questi i primi 10 della 15 km a tecnica libera maschile, mentre entra nello stadio Martina Di Centa, che va a chiudere così il suo primo giro. E allora adesso mi vado a segnare in questo manualmente il tempo di Martina Di Centa, che utilizzeremo come punto di riferimento per le altre atlete. Vediamo quindi come si comporta Martina Di Centa, entrata ora nello stadio Stefania Corradini. Veramente è molto sul limite, veramente stava tutta a sinistra a affrontare il tratto di salita, è più o meno sui tempi di Centa, circa 3 secondi avanti a Martina Di Centa, mentre arriva Cristiglie che è 18esimo per Cedric Cristiglie. Vi dirò, anche una buona prestazione di Cristiglie, mentre avanti Elisa Brocar, perché ha 52 secondi da Dicente, quindi 8 secondi davanti a Dicente, circa 5 secondi davanti a Corradini. Arriva ora Nicola Romanin in 22esima posizione. Ecco anche Martina Bellini, tratto di discesa per la bergamasca del Centro Sportivo Esercito, che è più o meno sui tempi di Centa. Mentre attenzione, perché è partita a tutta, aveva veramente voglia di gareggiare Francesca Franchi, che già vedo nel tratto di discesa. E allora andiamo a segnarci il tempo di Francesca Franchi, che più o meno è sui tempi di Elisa Brocar. Intanto 12esima posizione per Beppe Montello, e attenzione perché Francesca Franchi è lì, lì con Brocar. Adesso vedremo nella resistenza nell'ultimo giro, visto che è un po' di tempo che non gareggiava, ma veramente un bellissimo inizio di Francesca Franchi. Veramente tanta voglia di gareggiare. Attenzione a Lucia Scardoni, sembrava forse Lucia Scardoni, ma vorrebbe dire aver già, non so se riusciamo ad andare nel tratto di salita. Eh sì, questa era Lucia Scardoni, che allora accreditata veramente di un bellissimo primo giro, perché mi risulta essere passata a 2.35 dopo Di Centa. Vuol dire veramente un gran primo giro di Lucia Scardoni. Attenzione, perché è avanti, ma anche di diversi secondi, la veneta. Veramente una sono rimaste che veramente ha un gran bel margine di vantaggio in questo momento.
Lucia Scardoni, quindi bel primo giro da parte sua, ricordiamo in questo caso 10 chilometri, quindi donne che effettuano soltanto due giri dell'anello, mentre sto vedendo ora entrata nello stadio adesso Laura Colombo, in questo caso pettorale di leader under 23. E 07 per lei, tanto ultimi arrivi della gara maschile, poi la classifica sarà praticamente definitiva. Devo dire una bella prestazione di Colombo fino a questo momento, circa a 7 secondi da di Genta, quindi una buona prova da parte sua, già anche raggiunto e superato Emily Janté, quindi veramente per ora una buona prova da parte di Colombo. Nel frattempo nel tratto di salita vedo già anche Greta Loran, non ho visto il passaggio di Greta nel primo giro, però attenzione perché poi non sembra essere male la prestazione di Greta Loran, che non dimentichiamoci è comunque una sprinter, e quest'anno va detto Greta è stata protagonista di una buonissima stagione, riuscita a entrare diverse volte nella top 15, raggiungere diverse semifinali anche nelle sprint quest'anno, quindi veramente una buonissima stagione da parte della Valdostana delle Fiamme Gialle, stata davvero molto molto brava. Intanto attenzione a Saverio Zini che taglia il traguardo in 25esima posizione, e quindi il migliore dei biatleti è stato Cédric Cristille, autore di una buonissima prova, e quindi bravo Cedro che è stato il primo dei biatleti. A questo punto vi dico la classifica ufficiale, o meglio sarebbe ancora non è ufficiale, però la classifica diciamo ufficiosa all'arrivo con Gian Domenico Salvadori, Fiamme Gialle, che vince il titolo italiano 15 km a tecnica libera, un vantaggio di 5 secondi e 9 decimi su Federico Pellegrino che prende l'argento, Fiamme Oro, Federico Pellegrino, terza piazza, ancora Fiamme Oro per Simone Daprà a 13 secondi e 5, quarta posizione per Stefano Gardener a 16 secondi e 7, Centro Sportivo Carabinieri, quinta piazza e primo under 23, Davide Graz, Fiamme Gialle a 19 secondi e 3, buona la prova di Graz, sesta posizione per Francesco De Fabiani, Centro Sportivo Esercito a 26 secondi, settimo Giovanni Ticò a 41 secondi e 3, quindi Giovanni Ticò secondo under 23, ottavo è giunto invece Luca Del Fabbro, che è quindi il terzo under 23 all'arrivo, poi nona posizione per Mirko Bertolina, decima per Paolo Fanton, entrambi del Centro Sportivo Carabinieri. Questo per quanto riguarda la gara maschile, mentre adesso attendiamo i primi arrivi della gara femminile. Al passaggio lì abbiamo Sara Utter, probabilmente
che è circa a una trentina di secondi di distacco dal tempo di Martina Di Centa. Vi dicevo che al termine del primo giro chi era avanti era Lucia Scardoni, poi avevamo Francesca Franchi ed Elisa Brocard, quindi Stefania Corradini, ma aspettiamo insomma il finale di gara. Adesso arriveranno le donne nella parte finale della gara. Intanto si scambiano varie opinioni sulla gara odierna i vari gli atleti, quindi con Unda Pra che si è preso un bel bronzo nella gara odierna, molto bravo Simone Dapra. Tanto vedo Maddalena Suma che ha recuperato su Negrini, facendo una buona prova la piemontese a circa 47 secondi da Martina Di Centa. E adesso quindi attendiamo l'arrivo proprio delle prime donne, che a breve dovrebbero affacciarsi sull'arrivo. Le due che vedete saranno le ultime due ad affrontare la salita del bellissimo, iconica diciamo, proprio dell'impianto della Nordic Arena di Dobbiaco, impianto bellissimo questo della Nordic Arena. E nel frattempo vediamo, quindi adesso ci prepariamo ai primi arrivi. Ecco Di Centa che è entrata ora nello stadio. Martina Di Centa ora all'interno dello stadio, affronta adesso il tratto di salita. Secondo me ha fatto un buon ultimo giro Martina Di Centa. Vediamola un po' all'arrivo Di Centa, perché non vede arrivare Corradini, quindi secondo me Di Centa ha fatto veramente un buon ultimo giro, un buon finale di Martina Di Centa. Quindi andiamoci a segnare il primo tempo all'arrivo di Di Centa, 23:16, ed è entrata addirittura nello stadio Elisa Brocard, che quindi ha raggiunto Corradini, che evidentemente ha avuto qualche problema nell'ultimo giro. E attenzione Elisa Brocard, perché a questo punto è una buona prestazione di Brocard. 23:16:05 il tempo di riferimento, quello della friulana Martina Di Centa. Andiamo a vedere l'arrivo di Elisa Brocard, che affronta ora l'ultima curva, entra nel rettilineo conclusivo Brocard. Eccola qui Elisa Brocard che è avanti con 22:56, quindi 22:55:06, Brocard a 21 secondi di vantaggio su Martina Di Centa. Taglia ora il traguardo Stefania Corradini in terza posizione. Grande prestazione di Elisa Brocard, mentre attenzione sta arrivando già anche Martina Bellini, che secondo me ha fatto anche una buona prova Martina Bellini. Eccola qui nel tratto finale pure Martina Bellini, che affronta ora l'ultima curva. E adesso sul rettilineo finale, entrata nello stadio anche Francesca Franchi, che quindi conferma la sua buona prestazione. Attenzione Bellini vicina al tempo di Di Centa, di poco dietro, 23:18:02, bella prestazione di Martina Bellini a 22:06 in terza posizione. Ma attenzione all'arrivo di Francesca Franchi, che arriva che ora sul rettilineo finale, chiude la sua prima gara dopo tanto tempo. Intanto è dentro lo stadio anche Lucia Scardoni, che sembra aver fatto veramente una bella gara. 23:11, al momento è seconda Francesca Franchi, brava, veramente brava, bel rientro di Francesca Franchi. C'è mancata quest'anno, ultima curva intanto per Lucia Scardoni,
che sta facendo una buonissima prestazione. Attenzione, rettilineo finale per Scardoni, vediamo un po' tra lei ed Elisa Brocard. Ecco qui è Lucia Scardoni, rettilineo finale per Scardoni, ed eccola qui 22-41, grande prova per Scardoni, grande prova di Lucia Scardoni che va in prima posizione, grande prova di Lucia Scardoni che vola in testa. Che gara di Scardoni, veramente molto molto brava Lucia Scardoni. Se riusciamo a inquadrare la zona arrivo, vedevo Hermes che adesso e allora arrivata Lucia Scardoni, ma l'avevamo detto, aveva veramente un grandissimo margine di vantaggio Scardoni, veramente molto molto brava Lucia, grande prestazione, credo sia un tempo veramente un tempo buonissimo, ma l'avevamo detto, si capiva già nel primo passaggio. E quindi al momento il podio sarebbe Lucia Scardoni 15 secondi e 5 su Elisa Brocard e 39 su Francesca Franchi, che se dovesse chiudere sul podio veramente sarebbe una bellissima bellissima favola, vista il periodo difficile che ha avuto, è stata anche lontana non poco dalle gare. Ma attenzione, perché sta arrivando in zona arrivo anche Laura Colombo, che sta affrontando ora l'ultima curva alle spalle di Valentina Mai, e secondo me Laura Colombo ha fatto anche una buona prova. C'è anche Greta Loran nello stadio, e anche Greta secondo me non si è comportata male. E allora vedete Valentina Mai con Colombo alle sue spalle, andiamo a vedere il tempo di Colombo, perché secondo me può essere un tempo buono quello dell'atleta del Centro Sportivo Esercito. Colombo è settima a 1:10. Attenzione a Greta Loran già sul rettilineo finale. Vediamo un po' la prestazione di Loran che chiude in settima posizione. Greta Loran in 23:41, quindi buona prova di Greta Loran. Stiamo seguendo il finale di questa gara, poi io magari comincerò ad avviarmi giù anche per effettuare le interviste. Nei prossimi giorni avremo anche Katia Colturi che ci aiuterà proprio con le interviste, e vedete un'inquadratura proprio di Greta all'arrivo, meritata per quello che ha fatto quest'anno, veramente brava, orgogliosa. Ha ricevuto a volte critiche, perché sai, ci sono le critiche anche costruttive, no? Lei le ha subite feroci, brutte, che secondo me veramente, vabbè, lasciamo stare, diciamo non meritava sicuramente, ma non si è fatta distrarre, non si è abbattuta, e ha lavorato con serietà ed è riuscita ottenere dei buonissimi risultati in questa stagione.
Scardoni che vince, quindi ormai sicuro, con 15 secondi e 5 su Elisa Brocar, Centro Sportivo Esercito, terza piazza per Francesca Franchi a 30 e 9, quarta Martina Dicenta a 36 e 4, quinta Martina Bellini a 38 e 1, Dicenta che vince il titolo Under 23, sesta piazza per Stefania Corradini a 54 e 9, poi settima Greta Lorano, ottava Laura Colombo, nona Sara Utter, decima Rebecca Berganin, undicesima Federica Cassol, dodicesima Elisa Sordello, tredicesima Valentina Mai, quattordicesima Alessia De Zolponte, quindicesima Maria Eugenia Boccardi, sedicesima Michela Pacciaide, diciassettesima Emily Janté, stanno arrivando anche Maddalena Soma ed Elisa Negrini. Io nel frattempo scendo giù per le interviste, che così possiamo ascoltare un attimo anche le impressioni degli atleti che hanno affrontato il campionato italiano. Siamo praticamente in zona arrivo, andiamo adesso magari vediamo già alcuni atleti che hanno tagliato il traguardo con queste 15 km a skating, attacchia libera maschile e la 10 femminile, poi Elisa Brocar si sta andando ora a riscaldare, vediamo tanti atleti che si stanno in questo momento stanno facendo un po' di defaticamento dopo la gara odierna che è stata vinta per quanto riguarda la gara maschile da Gian Domenico Salvadori, mentre per la prova femminile successo per una splendida Lucia Scardoni, veramente gara di altissimo livello per Lucia Scardoni. Io in attesa dei protagonisti di oggi, se vuole venire un attimo Simone Mocellini, che al quale intanto l'abbiamo acquistato, grande, veramente bel protagonista in Coppa del Mondo a Falun, quindi anche a telecamera, mi racconti un po' cosa hai provato quando hai passato quella qualificazione, ma anche a trovarti lì in batteria, insomma, che esperienza è stata?
Beh, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti. E, no, è stato bellissimo, ci voleva, era ora. E sono stato un po' facilitato sicuramente dalla mancanza dei russi, e però sono contento di come stavo, della mia prestazione, e dopo trovarmi lì ho un po' di rammarico per come ho gestito i quarti, però era il primo della mia vita e quindi sono andato un po' all-in fin dall'inizio e comunque non sono dispiaciuto affatto per il risultato finale, anzi. Adesso ti aspetta una sprint in classica, no? La farai? Sì, sì, certo. Volevo già fare oggi, però giustamente con il mio allenatore abbiamo parlato un po' e insomma dopo c'erano tre gare di fila, probabilmente non sono ancora pronto per sopportare tutto questo carico, quindi abbiamo deciso di partire dalla sprint, staffetta e la 50. Adesso vado oltre l'atleta, Simone Mocellini. Il ragazzo Simone Mocellini, o meglio il compagno di Francesca Bracchi, Simone Mocellini, mi racconti un po', sei emozionato oggi addirittura a vederla sul podio? Beh, non l'avrei, cioè, so che per lei era un obiettivo salire sul podio, però era una cosa che io ovvio ci speravo, ma non per il risultato, perché l'importante era solo rivederla col pettorale e stare bene. È un risultato, penso, che è il più bello della sua carriera e anche per me è il più bello risultato anche per me della stagione, perché arriva da un lungo periodo che non è stato facile, è stata fortissima e non so neanche come ha fatto oggi a arrivare terza, ma va benissimo così, andava bene anche se arrivava ultima, non cambiava niente. Quando l'ho vista nel primo giro, infatti l'ho detto, ma caspita, aveva proprio voglia di gareggiare, è partita tutta nel primo giro, veramente a mille subito. Sì, no, quello su quello non avevo dubbi che partiva tutta, però va benissimo così, è l'inizio di una nuova era e speriamo che insomma adesso le darà morale sicuramente e da qui cambieranno molte cose, insomma. Sembri più contento del suo terzo posto di oggi che della tua top 20 in Coppa del Mondo. Senza dubbio. Grazie Simone. Grazie a voi. Un ragazzo splendido veramente, Simone Mocellini, infatti quando ha fatto quella bella prestazione in quel di Falun siamo stati un po' tutti felici per lui, ma oggi ci tenevo anche a sentire un po' quelle che sono state le sue emozioni anche per la sua Francesca, perché veramente è stata autrice di una gran bella prestazione. E allora adesso vediamo un po', perché adesso stanno facendo ancora defaticamento le atlete, siamo in anche i maschi, ancora che vedo ancora Pellegrino girare in pista in questo momento. Abbiamo visto che alla fine Cedric Cristi è stato il migliore dei biatleti, quindi una bella soddisfazione per Cedro. Vediamo qui che si gusta un meritato sorso d'acqua. Si è ben comportato, gara dove ancora Fiamme Gialle che veramente oggi hanno fatto filotto prendendosi entrambe le vittorie con uno splendido Gian Domenico Salvadori, una bravissima Lucia Scardoni che veramente ha dominato la gara, perché fin dal primo giro è riuscita a prendere la testa della competizione. E veramente è stata brava a reggere anche nel secondo giro, veramente una gran bella prova da parte di Scardoni come di Gian Domenico Salvadori, che è stato veramente gran bel protagonista nella competizione odierna. Per lui, per Salvadori, vittoria davanti a Federico Pellegrino e Simone Dapra. Intanto io vi dico una cosa che un pochino è notizia, perché se lo inquadra
lì sulla destra il nostro Hermes, quel signore che vedete abbracciare la persona da security, salutare, è Marcus Kramer. Marcus Kramer che quindi è qui presente a Dobbiaco. Ora, non so se possiamo parlare di notizia in questo caso, però sicuramente la presenza di Marcus Kramer qui ai campioni italiani, ovviamente è venuto a seguire De Fabiani e Pellegrino, però insomma sicuramente è una presenza non banale quella di Marcus Kramer, ricordiamo allenatore quest'anno di Pellegrino e De Fabiani, ma soprattutto è stato allenatore anche ovviamente del gruppo della nazionale russa con Ustiugov, con Retivich, con Stupak, con quel Maltsev che è stato autore di una gran bella stagione. E quindi oggi lo abbiamo visto, lo vediamo anche presente qui, chissà se significa qualcosa questa sua presenza, poi magari vedremo. Però giustamente è giusto annotare. Intanto da Pra prosegue il suo riscaldamento. Bella gara di Martina Bellini quest'oggi, veramente si è ben comportata. Intanto li cito nei momenti in cui passano, no? Qui davanti a noi. Nel frattempo vedo se riesco a recuperare, diciamo, da un lato un protagonista in qualche modo di oggi. Vediamo un attimo. Ciao. Ciao. Vediamo un po', perché abbiamo qui fiamme gialle. Diamo Hermes che inquadriamo, così abbiamo due tecnici fiamme gialle. Oggi giornata perfetta, diciamo, per le fiamme gialle, con una splendida doppietta con Lucia Scardoni e Gian Domenico Salvatore. Io intanto per Lucia Scardoni chiedo proprio a Francesca Bodan, è partita subito a 1000, già nel primo giro aveva un bel vantaggio. Sì, stava bene questi giorni, poi abbiamo lavorato l'ultima settimana tutti insieme ai ragazzi in caserma, quindi diciamo che siamo riusciti a lavorare con tutti e dare ancora un po' di stimolo, ecco, per arrivare ben preparati alle ultime gare. L'ho vista bella carica in questi giorni e quindi no, dai, è andata bene così, siamo contenti per il risultato generale di squadra, perché alla fine chi più chi meno oggi sono stati tutti bravi. E invece Fulvio, ma gran bel finale di stagione di Giando, perché ora oggi vinto il titolo italiano ma anche Coppa del Mondo, ha fatto un bel finale Holmen Koller, ma in tutte le ultime gare stagionali, veramente molto bravo Gian Domenico. Ma sì, ha fatto una stagione in crescendo, già da gennaio raduno avevamo visto che stava bene, alle Olimpiadi a parte lo skiathlon dove ha avuto un po' di problemi di gestione dello sforzo, ha fatto delle belle gare, però credo che la 50 di Holmen Koller insomma sia stata anche per lui la gara che gli ha fatto capire di poter veramente lottare da primi 15 sempre in tutte le gare. Oggi comunque ha confermato su distanza di essere ancora il migliore italiano e quindi sicuramente onore a lui, che è sempre un lavoratore, uno che ci crede sempre, uno serio, parla poco ma lavora, e quindi ecco, siamo contenti anche perché questa settimana siamo stati in caserma con tutti i ragazzi delle Fiamme Gialle, anche quelli in squadra. E credo che a fine stagione l'importante è sempre mantenere la concentrazione, perché fa caldo, tutti siamo stanchi, però ecco, fare un piccolo sforzo, magari noi allenatori, anche i ragazzi, andare in caserma, allenarsi lì, penso che poi porta sempre qualcosa di buono. È anche importante per Salvatore chiudere bene la stagione, anche per morale, anche in vista della prossima, no? Anche per belle motivazioni. Ma sicuramente, come ti ripeto,
credo che con la 50 di Oslo abbia capito di poter essere davvero un atleta che può lottare per i primi 15, tutte le gare, in tutti i format. Ecco. Quindi avere questa consapevolezza di nuovo, come l'era stato già negli anni scorsi, perché non è la prima volta che fa delle prestazioni del genere, ecco. Però ribadirlo credo che sia stato importante per lui. Grazie mille, però adesso Francesca voglio chiederti anche un'altra cosa su Francesca Franchi. Ti aspettavi un rientro addirittura da podio? L'ho vista anche lei partita tutta già nel primo giro. È partita tutta perché alla fine anche lei, anche se è stata ferma questi tre mesi, è un'atleta come tutte le altre e quindi aveva voglia ovviamente come sempre di dimostrare il suo valore. Non ce l'aspettavamo così bene, ecco, anche perché comunque ha avuto dei problemi di salute seri che sicuramente non sono da sottovalutare e siamo molto contenti perché ci ha messo proprio del suo a uscirne, si è impegnata, ha fatto un passo indietro, che di solito è molto testarda e ascolta poco o niente, ha fatto un passo indietro, si è messa in discussione, ha lavorato bene, penso che oggi il bronzo per lei valga molto di più, perché non, per noi non era importante il risultato, ma era veramente importante che tornasse a essere un atleta a tutti gli effetti, fisicamente e mentalmente. Ti vedo molto felice. Sì, sono molto felice. Grazie mille a entrambi, veramente, e complimenti, perché oggi è stata veramente una bella giornata per Fiamme Gialle. Siamo bici veloci, perché oggi comunque avevamo dei buoni materiali, quindi abbiamo il nostro skiman de Lugan, che anche lui è uno come Giando, infatti vanno d'accordo, parlano poco e lavorano bene insieme ai due giovani, Ghiglione e Rungaldir, che vengono dal biathlon, dalla combinata, ma ci prestano sempre a darci una mano, e quindi visto che siamo in pochi, ci daranno proprio un grosso aiuto. Ghiglione infatti l'avevo visto anche in Val Martello pochi giorni fa, ha fatto gli straordinari. Grazie mille a entrambi e complimenti. Complimenti veramente a Fiamme Gialle, veramente una bella giornata per loro, doppietta, non poteva iniziare in un modo migliore questo campionato italiano per le Fiamme Gialle con questa bella doppietta. Allora, hanno detto che tra una decina di minuti dovrebbero esserci gli arrivi degli atleti, dovrebbero venire qui gli atleti che saliranno sul podio, e quindi cercheremo poi di avere un po' anche le loro impressioni sulla gara odierna. Ci sembrava giusto però partire anche dai tecnici del gruppo sportivo che oggi si è imposto. Peraltro ora stanno entrando in pista anche gli atleti che non hanno gareggiato oggi, come vedete. C'è adesso Chiara De Zol Ponte che comincia un po' anche a provare la pista vista dei prossimi giorni. E qui invece parlano un po' anche i vari allenatori. Saluto un po' di amici di Forniavoltri che sono qui a seguire gli atleti oggi. Buona prova del sappadino Davide Graz, ma è piaciuto sinceramente anche Luca Del Fabbro, che è apparso in crescita. Adesso non so se Marco mi sta ascoltando. Ok, allora toglimi soltanto un secondo il microfono, che cerco un attimo di organizzare magari qualche intervista.
Ed eccoci con Gerti Tascele. Io faccio i complimenti perché comitato organizzatore di Dobbiaco, possiamo dire, è stata un'impresa organizzare questi campionati italiani. La data, siamo agli inizi di aprile, avevamo 20 gradi anche noi questa settimana, è stata durissima specialmente per quelli che preparano la pista a tenere la vista. Sono molto fiero che ci siamo riusciti, è anche in buone condizioni la pista. Sì, poi peraltro, ecco, prossimi giorni forse il meteo potrebbe aiutare un po' di più? Speriamo, hanno dato un po' di neve, se viene un po' di neve, la mia idea di veramente vi fare la lunga distanza è arrivare fino quasi a Cortina e ritornare giù. Se in qualche modo è possibile, cercheremo di farlo. Quindi sarebbe veramente quella una gran bella impresa, eh? Ancora più grande di quella odierna. Quello... Vediamo un po' il meteo, son fiducioso, almeno hanno dato 20 centimetri di neve, se ne arrivano 20 la facciamo. Eh sì, non dimentichiamoci insomma che Dobbiaco ha una grande esperienza però organizzativa, quest'anno non c'è stata la Coppa del Mondo ma insomma località anche molto apprezzata dagli atleti. Avevo intervistato Northug in occasione del Tour de Ski in Val di Fiemme, parlando del Tour de Ski di quest'anno diceva una delle sue delusioni era che non si era gareggiata a Dobbiaco. Purtroppo pure per noi è una delusione che non c'è più il Tour de Ski, hanno accorciato i tempi, allora chiaramente Dobbiaco è saltato, abbiamo già Val di Fiemme come Italia dentro, anche a noi dispiace tanto perché era sempre una gran bella gara con tutti i top atleti qua a Dobbiaco. Però devo dire che sono in tanti che vengono lo stesso a allenarsi qua e anche quella è una bella soddisfazione. Anche ricevere sentire un Northug che prima cosa ha detto mi è mancata Dobbiaco, non è male. Infatti, no, ma io li vedo anche qua che si allenano e vuol dire che siamo bravi e quello almeno la nostra gente, la nostra crew, con la Coppa del Mondo siamo cresciuti, sono sempre cercati di migliorare, devo dire che è andata bene così. Grazie mille di tutto e adesso buon lavoro per questo che fai con le relazioni dei podi. Grazie a voi. E allora grazie veramente a Gerti Tascele, l'augurio è veramente che Dobbiaco presto possa nuovamente ospitare la Coppa del Mondo, perché insomma ci sarebbe veramente tanto bisogno. Io non so se, vediamo un po' se riesco. Va bene, si va a cambiare Francesca Franchi, volevo già portarla già qui in diretta per parlare con noi. Allora, io nel frattempo spengo un attimo il microfono in attesa dell'arrivo degli atleti che a breve avremo nelle interviste.
E allora torniamo in diretta con la dominatrice della gara femminile, Lucia Scardoni. Ha vinto l'oro in questo titolo italiano in questi 10 chilometri a skating. Io sono rimasto veramente nel primo giro perché avevi veramente già un grandissimo vantaggio nel primo giro, sei partita proprio a tutta. Ma a dire la verità, come sensazione mi sembrava di essere partita anche abbastanza controllata. Ho cercato di fare il mio ritmo, comunque ho visto che nonostante quello avevo un buon margine, quindi poi ho cercato di mantenerlo, anche se comunque al secondo giro ero un po' più affaticata rispetto al primo, però dai, ho tenuto duro. Ti hai retto comunque bene su Elisa Brocari, insomma le hai tolto la gioia del titolo italiano nell'ultimo weekend. La gara è gara. Anzi, mi sembrava di aver perso, ho detto no, cacchio, non mi devo far battere. L'ha fatto per un'ultima volta, mi tolgo la soddisfazione. Ma sì, penso che insomma Eli durante la sua carriera si sia tolta tante soddisfazioni, quindi penso che sia contenta, insomma, lo stesso ha dimostrato ancora una volta, nonostante tra virgolette l'età e che è la fine carriera, di essere ancora una delle atlete più forti e più competenti e più competitive, quindi penso che insomma sia soddisfatta del risultato, anche se non ha vinto comunque sul podio e da lì. Ti dispiace un po' vedere prima Ilaria De Bertolis, adesso lei piano piano che le tue compagne che si ritirano. Vabbè, sì, sicuramente, perché appunto oltre ad essere delle compagne di squadra, compagne di allenamenti, sono anche delle amiche, quindi ovvio che dispiace pensare magari di non vederle più, di non poterti allenare più assieme, però come ho sempre ripetuto l'anno scorso con Ilaria e anche quest'anno per l'addio di Elisa, oltre ad essere non sono solamente delle compagne di allenamento, ma sono delle amiche, quindi anche se magari non le vedrò più sul campo gara, so che loro ci saranno sempre. Di che stagione è stata per te? Ma una stagione abbastanza, cioè, diciamo un po' sottotono, ecco, rispetto a quello che mi potevo aspettare. Ho faticato tanto all'inizio a causa di un'influenza che non riuscivo più a guarire e poi ho sempre faticato un po' a trovare la condizione migliore. Stavo molto bene prima che iniziassero le gare, però non è sempre facile riuscire ad avere la forma perfetta quando bisognerebbe. Purtroppo anche avevo bisogno di essere in forma prima per potermi qualificare per andare alle prime gare, quindi poi lì una serie di circostanze, raffreddore, varie cose, insomma non mi hanno mai portato ad avere la forma che avrei sperato, però insomma ogni stagione ha la sua e questo è lo sport, non ci si può fare niente. Io comunque ho sempre dato tutto ciò che avevo e quindi sono contenta così. Il prossimo anno c'è un mondiale con sprint a classico. Sì, c'è un mondiale adesso, insomma prima penso a finire la stagione, a recuperare le energie che sicuramente ne ho bisogno e poi insomma quel che sarà si vedrà. Grazie mille. Grazie. E allora ringraziamo anche Lucia Scardoni, complimenti per la vittoria del titolo italiano, veramente una gran bella prestazione per l'atleta delle Fiamme Gialle. Intanto un po' di gocce di pioggia stanno ora iniziando a scendere qui alla Nordic Arena di Dobbiaco, dove a breve inizieranno anche le premiazioni per la competizione odierna. Arrivo. E allora siamo andati a prendere anche Elisa Brocard, che sperava di regalarsi oggi una bella soddisfazione, iniziare bene il suo ultimo weekend di competizione vincendo il titolo italiano. Invece guarda Lucia, che bella amica. No, beh, il titolo sì, beh, ovvio che ci speravo, ma sapevo anche che non era così semplice, anche perché
mi sentivo che non avevo la forma di gennaio, quindi insomma speravo in una medaglia, questa è arrivata e sono comunque contenta per Lucia del suo titolo, e per quanto mi riguarda anch'io sono contenta di questa medaglia. E ecco, adesso mancano ancora altre gare e vedremo il proseguo. Senti, cosa stai provando in questi giorni? Il vedere l'ambiente, insomma, che provi? Ma sono molto serena, felice, perché ovviamente sto ripercorrendo un po' tutti questi anni dentro di me, le emozioni, i risultati, i rapporti con le persone, i miei compagni di squadra, e quindi mi riaffiorano tanti bei ricordi, quindi è bello che ci sia questa settimana di gare, perché si concentrano un sacco di emozioni per me e niente, sono davvero molto serena. Mi sa che adesso ti chiamano sul podio, quindi ai prossimi giorni, dai! Va bene, grazie a voi. E allora, guardiamo il podio, anche se ancora non sono ancora arrivati gli atleti. Andiamo a seguire un po' i podi, anche se sono un po' in ritardo in questo momento gli atleti che si stanno riavvicinando ora in zona podio. Ecco che vediamo riavvicinarsi anche il vincitore Gian Domenico Salvadori. Che si è imposto nella gara odierna anche Lucia Scardoni. Esulta intanto insieme a Gian Domenico Salvadori, si stanno piano piano riavvicinando tutti gli atleti. Ecco la Francesca Franchi che stava andando, in realtà si stava ancora sciando, sta facendo un po' di completando il suo defaticamento, deve salire sul podio per questo suo bel terzo posto. Eccola qui, Francesca Franchi, terza classificata, l'atleta delle Fiamme Gialle. Bella soddisfazione per lei, non è stato appunto un periodo facile, ma nel giorno del rientro si è subito tolta una bella soddisfazione, prendendosi un bel terzo posto. Francesca Franchi. Intanto vedremo a premiare proprio Marcus Kramer, quindi addirittura effettuerà lui le premiazioni. E vediamo proprio Marcus Kramer che sta premiando le atlete. Ed eccola Lucia Scardoni che si saluta con Marcus Kramer e va. Ah, beh, abbiamo anche la birra, beh, meglio di così non poteva essere come premio oggi. Abbiamo visto Francesca Franchi fare un bel sorriso quando ha visto il premio, quindi le prime tre classificate
Scardoni, Brocard e Franchi, le prime tre classificate della gara odierna. Ora senior maschili Simone D'Apra. Ecco Dupri che sale sul podio, Simone D'Apra terzo classificato. Intanto vediamo che si scalda per i prossimi giorni, anche vedo anche Lucia Isogni che è stata protagonista pochi giorni fa agli playoff. Peraltro finalista nella sprint, ecco Federico Pellegrino a salire sul podio insieme a Simone D'Apra, quindi secondo e terzo posto per i due atleti delle Fiamme Oro. Anna Rosa che premia Federico Pellegrino. Prima vincitrice. Lei che spesso deve proprio valutare gli sprinter in Coppa del Mondo. E gli applausi per Gian Domenico Salvatori, splendido vincitore nella gara odierna. Premiati da Gabriella Paruzzi. E eccoli qua il sorriso dei primi tre classificati. Andiamo avanti con gli under 23 femminili. Nel frattempo non so se vogliamo, dico a Hermes, se vogliamo provare adesso a seguire per intervistare i protagonisti. Premia Eugenio Rizzo, direttore di pista. Non so se non è un problema. Se inizia a piovere, no dai, non piove ancora. No, come vuoi. Nel frattempo abbiamo il secondo classificato, Federico Pellegrino. Beh, abbiamo bei premi, no? Anche per oggi, quindi poi Greta saprà come cosa. Non è una grande appassionata di formaggi, quindi no. Sicuramente gli skimmen apprezzeranno di più rispetto a Greta. Allora Federico, che gara è stata quella odierna? Una gran prestazione di Gian Domenico Salvatori. Sì, è stata una bella gara, ci tenevo tanto a far bene anch'io qui. Non ho vinto, però è stata comunque una bella soddisfazione salire sul podio a una manciata di secondi da Salvatori. Sono riuscito a gestirmi bene i primi due giri, poi il terzo giro ho faticato un po' e Giando ha recuperato il distacco che aveva e alla fine onore a lui che è riuscito a conquistare questo titolo italiano. Quanto ci tenete voi atleti a fine stagione, dopo tante fatiche, però anche affrontare poi queste gare per i titoli italiani? Beh, sicuramente personalmente dopo l'Olimpiade, dove tutte le energie dell'anno erano, soprattutto quelle mentali, erano concentrate proprio in quel momento, ho deciso di affrontare questo finale di stagione cercando di fare quante più esperienze possibili, cercando di ascoltare sempre di più il mio corpo. Ho fatto tutte le gare di Coppa del Mondo che c'erano in programma e adesso con gli italiani voglio riuscire a fare tutte e quattro le gare. Partire con una medaglia d'argento mi dà già un bel punto di partenza per questo ultimo weekend, però appunto la settimana scorsa sono riuscito a allenarmi ancora tanto e bene, quindi penso che nei prossimi giorni il lavoro verrà fuori e spero di riuscire a
a migliorarmi per la sprint di venerdì. Però sei stato anche a passo di Lavazzese, se non sbaglio, in questi giorni. Io sono arrivato quasi a 50 giorni in questa stagione, in quella località, quasi, quasi di più dei giorni che ho passato a casa mia. Però sì, era una bella opportunità riuscire a trovare una località in cui poter ancora sciare tanto. Quest'anno tutto l'arco alpino ha fatto tanta fatica a allestire dei percorsi. Qui gli organizzatori hanno fatto un lavoro super, perché con le temperature che stiamo vivendo in questi giorni è incredibile il lavoro che sono riusciti a fare, ma così come anche tutte quelle piccole realtà sparse per il nord Italia che si sono fatte un gran mazzo per riuscire a mettere insieme un po' di neve e in quelle poche giornate di freddo che ha fatto e mantenerla fino al più possibile per far soprattutto sciare i più giovani, quindi sicuramente un grande grazie a tutti coloro che si sono impegnati per questo. Poi parleremo della stagione magari nei prossimi giorni in un'altra intervista, però ti voglio chiedere, ti fa piacere la presenza qui di Marcus Kramer? Sicuramente avere l'allenatore a bordo pista è sempre un gran piacere, e me l'aveva già detto già durante l'inverno che gli avrebbe fatto piacere venire a seguirci in queste gare. Mi auguro che come è successo a Bobbio quando ha spiegato il suo metodo, il suo programma, mi auguro che in tutti questi mesi a qualcuno sia partita qualche domanda nella propria testa, magari da porgerla, non perché è un dio, è un santo, semplicemente perché ha tanta esperienza e anche quest'anno ha dimostrato il suo valore come tecnico. Grazie mille, grazie a Federico Pellegrino. Che insomma avete sentito grande stima giustamente per Marcus Kramer. Intanto vedete podio civili, vengono premiati Stefania Corradini e Poli, che hanno, che sono stati protagonisti di una bella stagione. L'organizzazione di questa bella gara, grazie a tutti quelli che ci hanno dato una mano per tutto questo. Domani giornata di allenamento, ci vediamo venerdì, sabato, domenica. E allora vediamo. E allora siamo in attesa adesso di Gian Domenico Salvadori per parlare con il vincitore della competizione odierna. Veramente una gran bella prestazione quella di Salvadori, che si è imposto su Federico Pellegrino e Simone Dapra, che purtroppo ci è sfuggito in questo momento. Si è andato un po' a riparare perché sta scendendo un pochino di pioggia giù in questo momento. Tanto vediamo una bella foto di gruppo con Freddy Stauder, direttore agonistico, con Gabriella Paruzzi, gli organizzatori dell'evento, Marcus Kramer, Michel Reiner, che nonostante l'infortunio abbiamo qui, vediamo se riusciamo ad avere, finalmente abbiamo Francesca Franchi. E allora eccoci con
Francesca Franchi. Oh, ci mancava il sorriso di Francesca Franchi in questa stagione. Sei partita subito a tutta, quanta voglia avevi di mettere il pettorale di gara? Allora, ti dirò, essere qua oggi è stata quella forza in più che mi ha aiutato nel diciamo in questo percorso di recupero, che voglio sottolineare non è finito con oggi, ma è sicuramente una tappa importante rindossare un pettorale. Ero agitata, emozionata, tutto, poi quando sono arrivata là in partenza ho detto oddio, ma ne sono proprio sicura. Poi il secondo giro ho detto ancora oh mamma mia, forse era meglio. No, non è vero, mi mancava fare le gare. E ho tanto su cui lavorare sicuramente, però c'è un bel trampolino di lancio per continuare questo percorso e prepararmi per la prossima stagione. Un bel punto di ripartenza, no? Sì, assolutamente sì. Perché Simone, voi ci ha detto che era più felice oggi per il tuo terzo posto che per la sua top 20 in Coppa del Mondo. Allora, questo deve un po' dirlo, perché però sicuramente siamo felici quando l'altro va forte. Solitamente se uno va male l'altro va bene e viceversa, quindi dobbiamo migliorare un po' su questo, essere felici entrambi. Però cioè, se ci fosse una parola più grande del grazie, la dedicherei sicuramente a lui e alla mia famiglia per essermi stato vicino tanto in questo periodo. Quanto è stato difficile star lontano dalle gare? Ma le guardavi in TV o faticavi a farlo? Allora no, le guardavo, perché comunque volevo essere vicino alle mie compagne che facevano le gare e cercare di dargli il mio supporto quando potevo attraverso messaggi o semplicemente appunto tifandole dal divano. Ti dirò, all'inizio ero consapevole del percorso che dovevo fare, quindi quasi non mi mancavano, nel senso che sapevo che cioè, a me fare la gara per partecipare non piace, quindi volevo sentirmi pronta, essere pronta per ritornare. L'hai dimostrato, perché comunque tornare subito con un terzo posto, ecco, ti aspettavi addirittura di salire sul podio oggi? Allora, mentirei se ti dicessi no, per me era importante solo indossare il pettorale. Io sognavo di andare forte, perché ovviamente se sogni, sogni in grande, però cioè, piano piano anche con Francesca Bodene, il team della finanza, insomma già essere qua era un grande obiettivo. E dopo è andata bene, davvero bene. Quando il primo giro mi hanno detto sei in testa, veniva quasi da ridere, perché dicevo ma com'è possibile, però sono felice. Va bene, adesso un po' di riposo, poi si riparte, no? Adesso riposo, di nuovo con altri obiettivi dal punto di vista di questo mio percorso, e poi vediamo sempre con tutto il team che mi sta seguendo, nutrizionista, eccetera, come ripartire nella maniera più giusta. Se mi permetti, voglio ringraziare davvero tantissimo la finanza e Francesco Bodeni in particolare, perché loro mi hanno raccolto col cucchiaino quello che rimaneva e mi hanno trattato prima di tutto come persona più che atleta, quindi mi hanno dato veramente tantissimo supporto sia a livello psicologico che fisico per intraprendere questo percorso di recupero che sta andando veramente bene, quindi speriamo di riniziare al 100%. Non puoi capire che sorriso che aveva Francesca Bodin quando l'abbiamo intervistata dopo la gara. Immagino, veramente mi sono trovata bene, perché mi ha fatto anche riscoprire un po' quella voglia di divertirmi, essere spensierata, che mancava, quindi la ringrazio davvero tanto e ringrazio le Fiamme Gialle e poi ovviamente tantissimi grazie eccetera a Simone e la mia famiglia. Grazie mille Francesca, bentornata. Ma farei altre gare i prossimi giorni? No, io lo propongo a Francesca, però no, ho questo limitatore, sì. Va bene, farei il tifo per Simone. Sicuramente, adesso tocca a lui. Va benissimo, grazie Francesca. È stato un piacere veramente ritrovare Francesca Franchi e rivederla sul podio nella giornata odierna. Vediamo se riusciamo a fare Gian Domenico Salvatori e poi chiudiamo questa diretta con il vincitore. Ultima intervista, poi chiudiamo la diretta e la chiudiamo con Gian Domenico Salvatori,
Bella vittoria oggi davanti a Chicco Pellegrini, hai fatto veramente una bella gara. Ah sì, oggi una vittoria anche un po' inaspettata, perché diciamo che i primi due giri non ero messo proprio benissimo. Poi sono riuscito a cambiare ritmo l'ultimo giro e ho recuperato parecchio, poi probabilmente anche gli altri sono calati un attimo. Ma poi la forma è buona, ho visto anche dalle Olimpiadi in poi, diciamo che ho sempre avuto una buona condizione e oggi è arrivato questo ottimo risultato e sono molto soddisfatto. Devo dire che effettivamente ha fatto veramente un bel finale di stagione, no? E cosa ti ha dato, per esempio, quel 12° posto a Holmenkoll? Quella è stata una gara perfetta, perché avevamo materiali al top e che senza quelli non si va da nessuna parte. Poi anche la condizione era molto buona, riuscivo a stare nel gruppo dei migliori con facilità e sì, una gara così ti dà molta consapevolezza che dopo ci vuole sempre, sempre di più e si cerca sempre di migliorare. Poi quando si sta bene è tutto più facile. Inizio stagione ho faticato tanto, però sapevo di aver lavorato tanto d'estate, quindi sapevo che prima o poi il lavoro doveva venire fuori. Diciamo che già dalla 15 la tecnica classica delle Olimpiadi, poi tutte le gare sono andate tutte abbastanza bene. Quanto è importante chiudere bene una stagione? È molto importante, molta fiducia e molta motivazione per cominciare la stagione successiva. E comunque oggi bella giornata, no? Per voi Fiamme Gialle, visto che tutte avete fatto un doppio titolo italiano. Eh sì, oggi è andata bene. Sicuramente avevamo anche materiali al top, però le donne hanno fatto due medaglie, Grazia ha vinto la categoria Under 23, è andato molto forte anche lui, quindi per noi è un grande risultato di squadra. Adesso vediamo sabato la staffetta, speriamo di replicare, ma sarà molto dura. Grazie mille Gian Domenico. Grazie. E allora ringraziamo Giando Salvatori e con questo possiamo anche salutarvi. Chiudiamo, ricordiamo, Gian Domenico Salvatori e Lucia Scardoni hanno vinto i titoli italiani, medaglie d'argento Elisa Brocard Federico Pellegrino. Per quanto riguarda invece le medaglie di bronzo sono andati a Francesca Franchi e a Simone Dapra. Un saluto, appuntamento a venerdì alle ore 8 per le qualificazioni. Io ci ho provato a farlo spostare più tardi inizio della gara, ma Michel Reiner non ha voluto, no, a parte gli scherzi. Qualificazioni alle 8, poi le batterie per la Sprint Itachia Classica, ci saranno anche poi le categorie giovanili. Un saluto a tutti, appuntamento a venerdì.